non ti lasso, pidicchia, non ti lasso, mentre a sto mondo mi trovo felice. Ora Biduzza, dimmillo che dici. Buongiorno, ci troviamo a Noto e siamo in compagnia del signor Cardemolla Emanuele, che è l'artista delle scope. Chiamiamo così artista. Cosa sta facendo? Un'artigianata. Facciamo una scopa. Che cosa? Io da piccolino, da 6-7 anni, avendo la passione, ho iniziato. Allora si faceva per uso campagna, per la casa. Diciamo sì, con un materiale abbastanza povero, perché... Nella campagna. Nella campagna. E questa sono, è una... Diciamo che ci sono le palme e questo, come in dialetto si chiama, curina. Che è dalla famiglia delle palme? Sì, però con la foglia più corta. E questa, e questo si trova questa pianta dove si trova? In campagna. In campagna, in sì, natura così, sì, natura, non è coltivata? No, no. Poi, anche qui nei paesi, ci sono delle persone che le piantano come un cespuglio. Come abbellimento. Sì, sì, come abbellimento, perché come? Poi è una pianta che si mantiene sempre verde. Lei, quindi lei invece va in campagna, taglia questo cespuglio. Sì, in base al periodo però. Ah, ecco. Sì, sì, bisogna aspettare l'estate. Mettiamo come nel mese di giugno. E allora si taglia, si mette al sole e si fa asciugare. E poi si mette dentro. Prima sta al sole, perché se piove abbastanza e allora comincia a essere oscura, si fa, certo, e se lo farei e lei rimane bella verde, bella, bianca, sì, sì. Ora vedi, questa per esempio non è stata asciugata bene, per esempio vedi questa, sì, che sì, è un po' più sì, verde, sì, e allora quando è stata al sole ha preso poco sole. E questo poi si mette a casa. Ho visto che abbiamo anche una corda. E questa l'ho fatto tutta a mano. Ecco, quindi non l'ha comperata lei, no, questa, no, corda? No, e chi la fa questa? Appunto, no, no, non no, la troviamo questa, no, corda. Questa, guarda. Ecco. Ora, quanto si fa, se deve fare la scopa, quando si prende questa che le chiamiamo curina. Sì. Curina. E allora, guarda che c'è un taglietto fatto, vedi com'è? Ecco. Vedi che c'è il taglietto. Questo a che sì, cosa serve? E allora facendo le misure precise, si mette per esempio quella più grande, la forma è questa, facendo così, con il coltello si fa un taglio qui, sì, si gira e rimane questa spumatura. Ora questa che deve essere una scopa piccolina, di bellezza, sì, così, e allora invece si fa con due dita. Così. Ci sono delle tecniche particolari, sì, che sì, uno bisogna che li sa, perché se no non ottiene il risultato. No, dovuto. È così. Guarda, ormai noi per fare una scopa di quelle piccoline, in questo, compagnia del suo gattino bianco. Questa è una ruffiana. Già noi abbiamo fatto. A mo' di cintura si è legato questa corda. Questa corda per fare il nodo. Il nodo. Mi sì, si fa vedere questa sì, cintura. Che lei prima si è sì, legato intorno, sì, ecco, questa sì, la lega, di ecco, sì, è un attrezzo che le serve a tenere sì, aderente. Hai visto? Ecco, che questo bello, adesso vediamo da vicino, sì, ecco, questo già è il nodo. Ecco. Ora facendo la scopa questa piccolina, sì, e allora si mettono 6 di queste che chiamiamo cucci. Sì. Cucci. Ora aspetti che continuiamo. Come togliti bettina del ruffiano, ormai e comincia a prendere forma, vedete, perché prendo una di qua e andò l'altra volta, sì, sì, sì. Invece quelli che le scopri, quelli che dopo li facciamo vedere, sì, quelli si fanno o con 12 o con 9. Quindi quando uno acquistava una scopa doveva essere
sicuro di acquistare un prodotto in base alla sua esigenza. Artigia, sì. Perché dice, però, voglio una scopa tripla, doppia. Ora se va, quella doppia ora ce la faccio vedere. Che dopo la vediamo. La scopa gemella. Ecco, sì. Però costruita non di tutte le persone. Ci vuole una tecnica che non c'è più. Sì, sì, sì. Ma lei ha i suoi nipotini, sta insegnando questa cosa? Nessuno dei miei figli, nessuno, nessuno. Ma lei li ha provati a mettere vicino a insegnare? No, niente, niente. Quando non c'è passione in una cosa, non c'è niente da fare. Io da piccolino, in campagna, noi, cresciuti in campagna, ho fatto tutte queste cose dei cestini. Ho fatto tutte le accette dove si metteva il frumento in campagna, infatti scrano, cornice, che già giovane lo sa. Erano i vecchi contenitori che usavano persino gli egiziani. Naturale, naturale. Sì. E in piccolo, in grande. Sì, è in miniatura, è una scopina in miniatura. E questo, se faccio qualche sbaglio. Lei non sta facendo degli sbagli, lei ci sta dimostrando in breve cosa si può ottenere con i vecchi mestieri. Sì. Lo vede a che punto sì, siamo? Sì, sì, oh, sì, sì. Ora noi facciamo un'altra cosa. Aspetta, perché non è che vedo tanto bene. Qui dobbiamo arrivare nel punto dove questa curina si divide, dal tronco alla foglia. E si fa così. Questa è la casa, ecco. Signor Emanuele, in compagnia della sua gattina e la musica d'un tempo le danno proprio la giusta armonia durante la lavorazione. Come qui ci siamo. Sì. Guarda a che cosa serve il laccio di plastica, che poteva essere anche di curina fatta. Sì. Facciamo così, si prende l'angolo della corda. Se come donna domani la monito per e va, l'ove con fuori tuoi cantari sta soneggia capa, io cottia volissi parettiri da sta barca e non tornare più e vasari di fra cielo e mari e che l'unico bene sei tu, come una bigiuzza non fari, benedimmi per sempre con mia, io non amo, non cerco chi tia, lo me cori felici. Mia, lo me cori.
felice ti fa. E così vengo inaspettatamente coinvolto ad ammirare ciò che fu da tempi remoti un mestiere umile e raro. Da mani esperte, la nascita di Sua Maestà la scopa. E così giorno dopo giorno il signor Emanuele riscopre la sua eterna giovinezza tra un'opera e l'altra.